con la luce, vedi no, che... No, così è troppo spigoloso. Troppa luce. Sì. Lo spigolo è troppo... Tolgo, vedi, questa linea qui mi sembra un po' troppo. Le prime sono molto più lisce e così, invece adesso sto... cambio anche, cambia la struttura, cambia anche un po' la forma. Prima erano più piatte, adesso il volume aumenta. Prima erano larghe e strette, adesso anche di profilo. Guardando di lato sembrano piatte, ma poi hanno un certo volume. Tra l'altro mi dà la sensazione, poi è interpretazione personale, che è come se siano degli uomini che si staccano da un foglio di carta e vogliono diventare tridimensionali, cioè vogliono avere spazio. Sì. Perché comunque questa linea qua mi ricorda che cioè, quasi appunto vedendoli da filo sembrano piatte, vedendoli davanti, poi ti giri invece. Sì. Questo è l'uomo che cammina, che cerca di passare oltre, passare il confine. Ci sono questi tre colori, il rosso, l'arancione, poi il nero e il bianco. Qui ho cercato di lavorare più sulla struttura, più ruvida, più granulosa. Sì, piace? Sì, anche da dietro qui è bello, no? Qui è questa. Sì, è stupendo. Sia per queste linee, per il volume. Sì. È architettonico. Sembra bronzo, cioè, a vedere. Questo uomo è in cerca di una cosa nuova, quindi c'è qualcosa dentro, lui sente il fuoco, il calore, insomma, lui. Ecco. È quello che cerca. Mm-hmm. Ha una forza dentro. È stupenda questa idea, sì. Si sente, ecco, non ci pensavo invece quel colore rosso che c'è sotto la superficie. Il nuovo, poi questa forma che si chiude, c'è la forma plastica, il basso rilievo e il segno grafico. Quindi è proprio un pieno, solo questo. Basta, c'è tutto, non... Il capovolgimento di questa è anche la statica, la staticità della persona, sì. Ci sono dei momenti critici, sì. No, che praticamente capovolgono il sistema statico della persona, sì. Che però, come mette lì nel rosso, ci pensa per poter riprendere quello che può essere. Sì. La verità e la staticità del mondo. Sì, è quello, sì, è quello, sì. È un'interpretazione, perché... diciamo. Comunque l'importante è che la scultura dia un senso. Sensazione. Mm. Poi dopo può essere anche diversa, l'importante è che dia una sensazione. Insomma. Perché ho quell'uomo che sta contro vento, chi è che lo sostiene? Il vento, ma non credo neanche, ci sono delle forze dentro di noi che magari... È lo spirito, ecno, dell'uomo. Che lo trattiene. No, poi diventano anche belle nel bonzo. Assolutamente. No, quindi anche nel bonzo riesco a dare questo... Sul bronzo ho visto quelle là fuori. Sono di bronzo. Sì, e quindi si vede anche questo, il colore almeno, perché io le sculture le voglio un po' dare il colore, perché il rosso, colore, il nero... Le sculture in legno erano tutte colorate. Sì, sì. Nell'antichità. Sono questi tre colori, bianco, nero e rosso. Complimenti ancora.